amici, salve! Allora, oggi c'è una faccia sbattutissima, non ci fate caso, vabbè. Perché siamo abituati a svegliarci tutte le mattine presto. Oggi è domenica, mi sono svegliata presto pure stamattina, cioè potevo dormire un po', però sapete che quando prendete un'abitudine, purtroppo, non, cioè, insomma, mantenete quell'abitudine là, è difficile poi. E niente, vi volevo dire, abbiamo fatto un po' di spesa. E c'è, giusto per titolo informativo, la pasta Rummo in offerta a 69 centesimi, mi sembra. Comunque è in offerta al Carrefour. E noi abbiamo preso queste qua, che sono queste pennette qua. Poi, in realtà, noi allora, è la nostra pasta, diciamo, preferita. Ci piace pure quale l'avoiello. La De Cecco, cioè la Molisana, insomma ce ne stanno parecchie che sono buone. Però regà, come regge la cottura questa qua? Cioè, abbiamo preso gli spaghetti, questi qua grossi, e poi abbiamo preso pure, vabbè, le lenticchie che stavano in offerta, giusto per, ve lo dico a titolo informativo, perché poi vorrei fare pasta e lenticchie. Vabbè, c'era il latte in offerta a 60 centesimi, e poi quali altre abbiamo preso? Abbiamo preso queste qua, che sono le caserecce, e abbiamo fatto un po' di scorta di pasta, perché comunque, allora, le linguine, perché comunque la pasta cioè, in casa ci vuole, quindi la compriamo una volta, poi non la compriamo più, cioè nel senso, ecco, altre linguine. Vabbè, comunque, giusto per a titolo informativo, per farvelo sapere, dopo le sistemo. E abbiamo preso pure in offerta, faccio vedere, oh, vedete, petto di pollo, però con la tagliata piccante, diciamo, quindi era il petto di pollo con un pochino piccantino, era in offerta, e quindi ho detto vabbè, prendiamolo, così ci facciamo la cena noi con quello, cioè quello, un po' di insalatina, un po', cioè di solito facciamo così, la sera il secondo, a pranzo di più il primo. Oggi è domenica, quindi ho fatto prima e secondo, abbiamo fatto il risotto con i funghi, e poi ho preso i cordon bleu di quelli Amadori, che sono piccolini, però sono buonissimi, e quindi vabbè, allora devo sistemare la cucina, perché vi faccio vedere il caos, signore e signori, guardate il caos. Bene, quindi devo pulire un pochino. E nulla, oggi è una giornata, cioè piove, oggi piove, piove, sta piovendo, quindi siamo usciti un po' stamattina, abbiamo detto che facciamo stamattina, perché in realtà vorremmo andare a vedere qualche mercatino di Natale, però ovviamente sono tutti all'aperto, e quindi oggi non è cosa, insomma, vedremo in questi giorni se riusciamo. Ovviamente, se riusciamo ad andare, vi porto con noi, insomma, vi faccio vedere un pochino. C'ho la faccia, non ci fate caso, sto struccata, ragazzi, sono proprio struccata, quindi ho solo un poco di mascara messo al volo stamattina, perché volevamo uscire, poi ci siamo messi a guardare delle cose su internet che ci servivano, e insomma, è andato tutto molto molto di fretta. Cosa vi volevo dire? Vabbè, abbiamo fatto un ordine su MyProtein, perché allora voi avete visto, cioè allora noi stavamo tutti e due a dieta, sia sì, io che stando subito in realtà prima di partire, però dato le varie cose, insomma i vari problemi, attualmente stiamo cercando di mangiare abbastanza bene, però non propriamente da dieta, nel senso che comunque non avendo il congelatore cerchiamo di prendere cose un pochino, insomma, ogni 2 o 3 giorni, tipo il petto di pollo lo prendo, però non è che lo posso tenere tanti giorni surgelato, pure le verdure devo prenderle per forza fresche, insomma, non è facile fare la dieta quando già non è facile normalmente. Ma senza il congelatore ci viene ancora più difficile, e sembra, guardate, sembra scontato, ma credetemi che il congelatore nella casa fa tanto. E noi qua veramente abbiamo trovato una casa ben arredata e tutto, però dato che ovviamente il signore che ci ha affittato la casa l'affittava per periodi brevi, il più delle volte probabilmente le persone che venivano, insomma, non hanno avuto la necessità di prendere il congelatore, ecco. Però noi che ci dobbiamo stare comunque diversi mesi, serve, serve. Quindi
Ne abbiamo mandato a prendere uno, mi pare che ve l'ho detto già, di 65 litri, poi ve lo farò vedere quando arriva. E poi vabbè, abbiamo preso qualcosina su My Protein, le barrette, perché sapete che a noi piacciono queste cose. Quindi anche per fare una colazione un po' più proteica, un po' più sana, tra virgolette, o una merenda un pochino diversa. Dato che c'era il Black Friday, se non mi sbaglio, abbiamo trovato il 45% di sconto. E vabbè, comunque abbiamo fatto qualche acquistino così. E nulla, io adesso mi metto a sistemare codesto burdel, come si suol dire, sto casotto. E nulla, e poi ci vediamo dopo. Ah, vi devo far vedere una cosa. Ho fatto un pensierino a Santo Subito stamattina. Beh, a prescindere che non è colpa sua, però io ho preso questo, che è praticamente il pigiamino della Juventus. Aia, ve lo faccio vedere qua. Ah, ma sto cos'è? Perché praticamente è un pigiama di pile, vedete com'è questo? E dato che comunque noi in casa, vabbè, sì, solitamente stiamo così, però magari la domenica capita che ci mettiamo in tuta o in pigiama, come devo dire, un pochino più easy, serviva una cosa comunque calda. E allora ho detto, ne ho preso quella là perché è buono sia come pigiama sia come tuta per stare in casa, insomma, quindi come vuole così la usa. E vabbè, comunque, che può fare? Nessuno è perfetto. Quando guarderà questo video mi ucciderà. Comunque va bene. E sì, perché tra l'altro lui se le guarda pure, perché poi mi dice se ho fatto bene l'editing, qua ci manca qualcosa, qua potevi dire così. Qua, vabbè, c'ho il manager io. Vabbè, comunque adesso mo lui sta guardando la partita di là. Aspettate che vi faccio sentire se si sente. No, non si sente. C'è il commento, io ho il commento della partita in sottofondo e poi le urla ogni tanto, che tipo mentre sto facendo una cosa sono un po' pelario, perché salto in aria, perché sostanzialmente inizi a gridare, insomma, quei fuori gioco, quei non ci capisco niente, vabbè. Comunque, detto ciò, adesso ci mettiamo a sistemare un pochettino qua la cucina. Amici, buongiorno! Allora, sto facendo colazione e nel frattempo guardo la mia amica Rosy, che sta facendo i vlog massi in questo periodo, è iniziato, quindi io sono felice. Comunque, vi volevo dire, abbiamo preso questi cornettini qua che erano in offerta. Io ne mangio uno la mattina, comunque vabbè, ogni tanto cambiamo, insomma, come avete visto, una volta i biscottini, una volta un'altra cosa, quindi. Vi dico che sono veramente buoni perché finalmente abbiamo trovato dei cornetti che veramente hanno qualcosa dentro e non è scontato, credetemi. Vabbè, io dopo devo rifare pure le unghie qua. Ho messo di qua, ci sta, faccio vedere, oggi faccio pasta e lenticchie, ho messo a cuocere le lenticchie e niente, quindi buona giornata. Ho già messo a posto la stanza, tutto, e quindi ora mi faccio
faccio un attimo colazione e poi mi metto a fare altre cose, devo fare delle ricerche.